Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video sulla serie agricola. E quest'oggi finalmente c'è di lunedì e non di mercoledì come scorsa volta. Vi dico già che non ho cambiato i settaggi, quindi siamo qua al solito, quindi c'è il problema dello sterzo come sempre. Ma quest'oggi ho in mente una cosa bella bella interessante. Per non fare sempre le solite cose, dato che abbiamo accumulato un sacco di soldi, oggi andiamo allo shop per fare degli acquisti. Allora, l'idea è una. Però prima di fare gli acquisti allo shop compriamo un attimo un paio di terreni. Perché sì, perché andremo a comprarci dei terreni. Ecco, in poche parole. E poi vabbè, trattori non so, non ne ho idea. Però qui a destra. Ok, destra, destra. Trattori non so, però sicuramente un rimorchio lo prenderei. Allora, datemi un minuto che mi tolgo dalle scatole tutte quelle robe lì. Sul camion lo lascio direttamente qua. E lo spengo e ok, mi tolgo dalle scatole i pali così facciamo gli acquisti decentemente. Tanto il muletto ce l'abbiamo e andiamo. Comunque, guardate che figata gli specchietti. Di solito sui muletti gli specchietti sono. Ce n'è uno all'interno e basta. Per evitare gli ingombri. Infatti, vabbè, qua è un po' ingombrante. Ok, dovrei farcela. Tac. No, sbaglio sempre i tasti. Sono abituato a quelli reali del muletto e qua è come se mi mancasse qualcosa, tipo l'avvicina alle forche. Qui non c'è. Però anche giusto così. No, è più realistico l'avvicina alle forche, però va bene lo stesso. Fatemi mettere da qualche parte anche questo. Tipo, mettiamolo nel capanno. In teoria i trattori e tutto quanto spawnano fuori. Non dovrebbe spawnare nulla all'interno. Vabbè, mettiamolo qua. Abbassiamo le forche. Ok. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo a comprarci sto terreno a sto punto. Allora, lì c'è il camion. Terreno. Allora. Ah, tra l'altro, ecco, sì, devo ancora dargli un po' di cibo, però le vacche, vabbè, devo ancora pulirle, devo portare su una ben. Però dai, diciamo che stanno già meglio i nostri animali. Dai 500 sono passati a 1000. Spero che arrivino a prezzo pieno e non che il massimo che mi dia è tipo. Avete capito, in teoria dovrebbero darci 50.000 a testa. Allora, andiamo a comprarci un campo e aspettate il frumento, ma è pronto per la raccolta, perfetto. Mentre il campo 8 è. Ah, sì, quello è orzo, l'altro è frumento. Perfetto, allora direi di andare subito ad acquistarlo. Costa uno smacello. Ma io volevo prendere il biogas. Vabbè, vediamo. Il biogas ce la facciamo, sì. Questo, casomai, lo rivendiamo. Ok. E quanti soldi abbiamo ancora? Ok, 1.200.000. Ora ci compriamo i mezzi. Allora, l'abbiamo preso per andare a trinciarlo. Però prendiamo questa, so che è molto più economica, però l'abbiamo già presa questa qua, quindi direi di andare sull'altra, sulla Crown, che però, no no la comprerei, così ce l'abbiamo già, marca nuova, ma sì ormai, ok, 500.000 se n'è andato per questa, adesso dobbiamo prendere, è questa, 38.000, ok. E il carrettino che è qua. Eccolo qua. 3.000 euro soltanto. Sì, soltanto. E ci siamo. In teoria rimorchi ne ho due. Però quant'è che tiene il. Cioè, un po' poco. Però per iniziare ci può stare. Sì, dai, per ora teniamo quello. Poi quando faremo trinciate ci prenderemo uno di questi. Accendiamola. Vediamo un po' com'è. Sì, 500. 59.000 euro. Vabbè, vendendo il campo poi faremo ancora 1.000.000 circa, quindi non siamo ancora sotto sotto. È la prima volta che faccio pure trinciato. In realtà oggi io voglio registrare una puntata della Marvel, però mi sa che devo andare avanti un sacco. Quindi ho detto, dai, porto questa serie qua che è una delle serie principali del canale. La serie agricola è la serie principale, più pressoché. Anche se ultimamente la Gisberg sta diventando. Cioè, la sto portando con più costanza, però. Dalle origini.
La serie agricola è la principale. Non perdermi la barra perché mi cavolo. Devo anche ricordarmi un po' come stersa quel mezzo in modo da non aver problemi. Ma tra l'altro qui ho finito la trebbia e ho messo. Devo andare anche un po' più piano. E ho messo il John Deere qui a seminare. Ma facciamo una cosa, con questo mi piazzo qua. Quell'altra la stacco. E la mettiamo davanti in modo che vediamo questa, quindi va più piano e non dovremmo avere problemi. Allora, se non mi sbaglio, mi sembra di vedere il campo. E tra l'altro ho fatto una cavolata. Mi servirebbe un altro trattore. Magari vado a prendere il Valtra con una lama da stare in trincea. Allora, l'ideale sarebbe usare il Valtra con lo Joskin come rimorchio, o Joskin come cavoli si chiama. Ho spento il timer intanto, cavoli. E usare appunto il New Holland in trincea per stare un po'. Allora, entriamo da su in cima, dai. Allora, la barra è così, quindi devo andare. Devo entrare tipo in questo modo da qua. Tra l'altro qua possiamo trinciare anche l'erba intanto. Chi se ne frega, cioè. Non serve a nessuno. Allora, quindi spegniamolo. Sgancio. Attacco e mi preparo già lì. In teoria, spero non mi dia problemi. Se metto l'automatico. Ah. No, 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 questa cosa non va bene. Ok, sì, ce l'abbiamo. Fatemelo spingere un po' più avanti. Accendiamo. Ok, ci mettiamo qua. Anzi, accendiamo automatico. Eccola qua che si alza. Il bello della Kron è questo. Allora, direi di. Vabbè, prendiamo questo. Stacchiamo l'altro. Anzi, prendiamo direttamente l'altro che è già il motore acceso. Così almeno questo lo riempiamo subito e poi andiamo a scaricare. Allora vediamo un po'. Sì, non porta tantissimo, porta il minimo indispensabile. Adesso spesteremo giù la coltura. Ma dai, almeno va per i conti suoi. A 20 dovrebbe andare. 18, 15. E iniziamo finalmente a trinciare il frumento. No, in teoria questo è forse orzo. Sì, è orzo. Frumento, ecco, dopo farei lo stesso nel campo 8 in modo da implementare un po' più cioè più insilato giù giù in trincea. E magari sapete cos'è che farei? Adesso guardo quanto Vabbè, aspettate, possiamo fare la stessa cosa portando la trincia su dalle vacche. Senza dover star lì a falciare, ranghinare tutto quanto. È molto più veloce come cosa. Ok, dai, se la cava bene, capito che è finito. Ma dai, il pilota automatico è più intelligente degli ultimi anni, perlomeno quello sì. Ok, è una mappa default, quindi sa bene com'è tutto strutturato, perché sulle mappe mod gli scorsi anni mi dava problemi e tipo andava avanti a trinciare l'erba. Anche qui ho Ratot, che sì. Vuole abbassarsi, ma non c'è il carro dietro. È intelligente, l'ho appena detto, eh sì. Deve girarsi soltanto un pochettino. Vabbè, così puliamo tutto. Sì, perché guardate che è proprio intelligente. Bravo operaio. Non ho ancora capito a che velocità va. A 15, ok. Guardate il condotto lungo. Che comodità assurda che è. Ero convinto andasse sui 20. Però 20, a dire la verità, è tanto. È la falciatura sui 20 orari. Trinciare il mais a 20 no, è tantissimo, questo qua invece è un po' più veloce. Ecco, mi sa tanto che non faremo neanche tanti viaggi perché siamo al 30, arriveremo in fondo al 40% circa. Beh, sì. Dai, vai indietro, bravo lui. E riparti. Ah, scusate se sono un sacco raffreddato, ma sono un sacco raffreddato. Non ci posso fare nulla.
Cioè, ho provato stamattina a prendere qualcosa, ma non è nulla di che. Cioè, non è una cosa grave, ma non è neanche. Cioè, è fastidioso e basta. Io parlo con il naso tappato, quindi sento la mia voce brutta, brutta, brutta. E che dire? Ah, doppio scarico, non lo sapevo. Poi sfalsato, tipo. Attenzione. Dai, riprendi. Sì, posso stare anche belli lontani con sto canotto che non dà nessun problemi. Nessun problema. Ed è la prima volta che la utilizzo. Cavoli, a pensarci, ho passato un anno di farming, ho fatto solo 200 ore. Sì, ho appena guardato adesso, ho fatto 224 ore in più di un anno, a dir la verità. E a dir la verità, allo stesso tempo, ho un sacco di cose ancora da portare. Voi non ci crederete mai, ma ho un sacco di idee in testa da portare, riportare le vecchie sere sul nuovo farming, però non ne ho molto tempo. Una cosa molto bella che vorrei fare è, non so su che farming, ma la farò prima del 2021, spero. Magari la riprenderò tra poco, non lo so. Portare la serie edile, che alla fine vi è piaciuta in tantissimi. E mi ha fatto molto piacere. È una cosa un po' particolare, sì, non ve la porterò frequentissimamente, però almeno fare un video o due prima del 2021 è il mio obiettivo. Magari uscirà un video anche tipo nei prossimi giorni. Però già devo riuscire a trovare il tempo per trovare le mod, perché adesso l'hard disk vecchio devo cercare sul desktop del vecchio PC, cioè nell'hard disk devo cercare sul desktop se c'è in giro il vecchio. La vecchia cartella con le mod, perché forse avevo preparato qualcosa su per FS17. Per il 19 non ho nessuna mod, quindi devo un attimo informarmi, vedere se c'è qualcosa di interessante. C'è una possibile mod, ce l'avrei, però basta. E una cosa interessante sarebbe alternare, adesso un'idea che butto lì, alternare il fa perché la maggior parte delle mappe hanno anche i campi, cioè sono un paio di mappe edili ed hanno appunto anche i campi. Sarebbe bello da fare di unire le cose praticamente, lavorare nei campi e poi andare a sistemare le strade, che ne so, quelle cose lì, ecco. Però stavolta la voglio fare un po' meglio, strutturarla un po' meglio delle ultime volte. Ora in teoria si entra di qua. Non pesiamo nulla perché è nostro, quindi chi se ne frega, sappiamo quanto tiene. E iniziamo a scaricare. Guardate che trincee. Qua sarebbe bello riempirle tutte. Allora, come si fa a scaricare? Left control, lì. Ok. Non mi lascia fare come voglio, quindi. Ah, cazzata. Devo scaricare in. Vabbè, dai, scarichiamo poi qua. Facciamo un paio di passate così, poi dopo ci compattiamo tutto. Infatti, cioè, guardate, sembra poco nulla che ho scaricato. Ce la fa. Andiamo a pesarlo ora. Vabbè, dai, a sto punto direi di lasciarlo qua. Si può entrare? Cavolo, ci stava. C'è tutto vuoto. Ci stava come capanno per depositare i mezzi. Ma risapre, no, davanti non si può. Boh. Perché tipo questo mi pare si possa aprire. Ma però mappa default. Sembra strano. No, infatti non si può aprire nulla. Ecco, questo qua porta già un sacco di cose. Abbiamo le gomme stradali da campo, quindi fantastico. Fantastico, fantastico. Ah, forse quest'anno, no, anche dall'anno scorso non si può più imballare la paglia, cioè trinciare la paglia. Quindi è un po' un peccato. Tutta la paglia adesso è da raccogliere e vendere sotto forma di paglia e si fa meno soldi. Invece col trinciato, all'epoca del 15, porca vacca, sulla serie agricola, sulla NG. Ne abbiamo fatte un sacco di soldi con la paglia. Cavoli, che figata di serie non era. Forse
una delle migliori serie agricole portate. Era la seconda stagione, perché la prima sulla Bjornholm. Questa qua cos'è che sarebbe? La... Boh. Mi ricordo solo che l'ultima è stata sulla mappa tedesca, sulla... non mi ricordo più il nome. Stile NG perché avevamo mezzi grandi, ma mappa immensa, campi grandi ovviamente. Era tutto sparso e ci stava un sacco. Cavoli, sapete cos'è che potrei fare? Magari fare un video sulle vecchie serie, così tanto per... A vedere se ho ancora i salvataggi, più che altro. Beh, me li sarei dovuti caricare da qualche parte con le rispettive vuote. Cioè, magari c'è ancora qualcosa, però non ne ho la più pallida idea. Dai, però tutto sommato stiamo facendo un po' di trinciate. Cioè, iniziamo col biogas, perlomeno. Devo appunto guardare... sono lontano. Devo appunto guardare su dalle vacche come sono messo col trinciato. E o magari porto su un carro, tanto perché alla fine ci fa sempre comodo, oppure boh, trincio, perché portare sulla trincia? No, ma è più comodo portare sulla trincia. Con la follow me trincia e magari questo camion, oppure il trattore, tanto fare un viaggio va benissimo, e poi siamo a posto. E a proposito, su devo iniziare a seminare l'erba, cavoli, e ho anche delle piante da tagliare. Ho un sacco di cose da fare. Ok, se non sono proprio lì non parte. Che cavolo. Vabbè, io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Però andiamo ancora avanti, non chiudiamo qua. E a proposito, per i cavalli, sto pensando, per far più soldi e tutto quanto. Ah, ecco, mi sta venendo questa pazza idea. La serie agricola è sempre stata, cioè perlomeno sulla mappa default è sempre stata una serie in cui... non usavamo mod, cioè non usavamo molte mod. Tipo i trattori cercavamo di evitare. Vediamoci le scatole. Mentre per quanto riguarda tipo cioè attrezzi, magari qualcosina tipo delle forche, qualcosina così. Oppure tipo tool, cioè non tools, tipo grafiche, player camera, quelle lì le usavamo sì. Mentre ad esempio sulle mappe non default, tipo le altre serie agricole, hanno usato solo mod praticamente. Magari qualche mezzo default, così tanto per. Ecco, volevo quasi quasi fare una cosa, ovvero comprarmi un rimorchio per animali grande, perché che portano i cavalli c'è solo questo praticamente. Aspettate, va dritto. Possiamo andare un po' avanti, ok. Quello. Quindi vorrei, se avete qualche consiglio, datemelo, perché ve ne sarei davvero grato. Un rimorchio per cavalli che ne porta più di due. Anche solo 4 o 5, fantastico. Perché, boh, ne abbiamo lì 8 e devo fare 4 viaggi con il Mahindra poi. Perché è un rimorchietto e quindi scoccia attaccarlo tipo a un camion. Boh, se avete anche un rimorchio 6 sarebbe l'ideale. 6, 12, 18... Perché poi se andiamo qua, recinto animali, ecco io voglio grande per cavalli, questo qua, 16 cavalli, 6, 12, 6 sarebbe perfetto, 5, 10, 15 no perché ne rimane lì uno, vabbè già 5 va bene, 4, 8, 12, sì anche 4 alla fine non è che sarebbe male, l'importante è che dai almeno 4. Poi se non c'è da 4, c'è solo da 3, vabbè. Con due viaggi risparmiamo un viaggio in meno all'altro rimorchio che abbiamo, perché è davvero troppo piccolo e mi scoccia proprio. E coi cavalli, se vi ricordate, si fanno una barca di soldi. Cioè con 8 cavalli spendete 40.000. 5.000 costa, 4x5. Scusate, 5 per 8, 40.000. 4 che 40 che farebbe 40.000 e a venderli sarebbero 50.000 a testa, quindi no, di più di 50.000, 55.000. No, adesso non mi ricordo più. No, comunque a venderli fate davvero molti soldi.
E nulla, io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, passate anche sul secondo canale in cui troverete video di giochi d'auto. Per ora ci sono solo 20 iscritti, infatti mi spiace un po', però spero che possa crescere pian piano perché per chi non fosse interessato a farming, ecco, vi invito a passare anche sul secondo canale. Vabbè. Ovviamente passate anche qua per passare a salutarmi. E ecco, a breve, vi avevo detto che vi avrei salutato, o faccio un video a riguardo con delle domande. Vi dirò nei prossimi giorni, dai. Comunque, mercoledì e venerdì ci saranno altri video su questo, mentre il martedì, scusate, mercoledì e giovedì, non so cosa ho detto prima. Ci sarà la Gisberg, mentre questo è lunedì porto un'altra serie qua sul canale. Che sarà questa o qualcos'altro, non lo so. E magari il sabato e la domenica vedo se portare qualcosa oppure no. Mentre sull'altro canale troverete video il martedì, il giovedì e o il sabato e la domenica. Vedo un po' il sabato e la domenica cosa fare, magari alterno una volta qua, una volta sull'altro. Boh. Ciao a tutti Toretti e al prossimo video.